Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore della Lavera. È il Cover Stick. Eccolo qui. Il colore che ho io è il, se lo trovo, ve lo dico. Non lo troverò mai. Non lo trovo proprio, eh. Non so neanche se c'è scritto, insomma. Comunque. Intanto andiamo avanti. La confezione è un 5,5 grammi e ho guardato sul sito della Eccoverde e costa 3,99 euro. Allora, forse è sotto l'etichetta il colore? Potrebbe essere? Proviamo a togliere l'etichetta. Vi faccio la recensione. Intanto vi faccio la recensione. Allora, correttore che ho completamente finito. Infatti, adesso arriva lo swatch. Correttore, essendo completamente bio, io gli ho dato tante possibilità. Ho pensato, ma sì, dai, completamente verde, mi piace. Appena aperto ha una puzza che è una cosa tremenda. Fortuna che con un paio di applicazioni e si vede che prende aria e quindi l'odore svanisce. Però resta un correttore molto duro, quindi per il contorno occhi assolutamente non va bene perché è molto molto duro. Io andavo ad appoggiarne un po' sul palmo della mano e poi a prelevarlo con il pennello, perché se andavo solo con il pennello non veniva su niente, davvero molto duro. Ho pensato allora che essendo così duro poteva andare bene sulle imperfezioni, ma non è così perché le imperfezioni sono calde. Lui è un correttore duro, ma a contatto con il caldo tende subito a sciogliersi. Vabbè, allora, contorno occhi, comunque sia che il mio problema principale è il contorno occhi, copre bene, una volta che devo stare attenta, vado ad applicarlo sulla mano, vado a prelevarlo, lo picchietto, copre bene, lo fisso con la cipria, ok? Dopo un paio di ore è tutto segnato il contorno occhi e il prodotto è andato tutto nelle pieghe della pelle, perché abbiamo detto che è duro. Però comunque sia, durante il giorno con il caldo, il calore della pelle tende a sciogliersi e cola. Non so come usarlo. Alla fine l'ho finito, però durante il giorno devo andare a fare dei ritocchi, molti ritocchi, perché comunque sia va a segnare tantissimo il contorno occhi. È un prodotto che io gli davo molte chance, ma veramente non mi è piaciuto e boccio. Perché non va bene per il contorno occhi, è duro, non va bene per le imperfezioni, tende a segnare tantissimo dove vado ad applicarlo e poi da riapplicare tante volte, assolutamente no, e questo lo boccio. Fatemi sapere se per caso voi l'avete provato e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime recensioni beauty, low cost soprattutto. E mi raccomando anche di cliccare sulla campanella che è gratis e verrete avvisate con una piccola piccola notifica ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!